Sono il professore Colantuoni Giuseppe dell'Istituto di Gruttola di Ariano Irpino. È un istituto che unisce diversi ordini di scuola, diversi corsi, tra questi c'è quello dell'agrario che è presente oggi qui. La nostra scuola è una scuola, diciamo, molto attenta alle innovazioni tecnologiche. Abbiamo iniziato già parecchi anni fa questa innovazione anche a livello didattico, inserendo le classi 2.0 con l'uso dell'iPad in classe. L'istituto agrario in particolare invece è attento a tutte quelle che sono le evoluzioni tecnologiche che il mercato offre. Quindi oggi siamo qui con i ragazzi per far vedere sostanzialmente cosa offrono le aziende, diciamo così, per poter al meglio applicare le tecniche di coltivazione e intervenire in sostanza con una certa precisione, visto che il settore agricolo è un settore nel quale praticamente bisogna stare molto attenti a quelli che sono i livelli produttivi e quelli che sono, diciamo così, i costi di gestione, anche perché, come è noto, è un settore che ultimamente, vista l'implementazione della globalizzazione, si trova quindi a competere non più legate alle piccole aree, ma a livello internazionale. Quindi io ringrazio l'Analyst Group per averci invitato qui a farci vedere le applicazioni dei droni. Ringrazio anche l'Agriturismo Reggio Trattura, che mette a disposizione la struttura anche questo campo, e quindi al momento i nostri ragazzi si stanno cimentando con questa nuova tecnologia e stanno cercando di capire come può essere utilizzata, anche perché molti di loro gestiscono le aziende di proprietà e quindi sono molto molto interessati a quelle che sono le prospettive future, visto che molti di loro hanno intenzione di restare in questo settore. L'innovazione tecnologica per il futuro è importantissima, perché la storia ci insegna che dalle prime trattrici che hanno sostituito il lavoro dell'uomo si è passati poi all'utilizzo di macchine sempre più intelligenti, in cui non solo la meccanica è intervenuta, ma anche l'elettronica. Quindi l'innovazione tecnologica è sicuramente, noi come scuola siamo convinti di questa cosa, è sicuramente diciamo una delle attenzioni maggiori che bisogna tenere presente per poter restare sul mercato. Quindi i nostri ragazzi sono consci di questo fatto e la loro presenza qui oggi testimonia proprio questo. Possiamo dire che l'istituto è innovativo non solo all'interno delle classi, come dicevo prima, con l'introduzione di nuove metodologie di insegnamento, ma molto attenti sul territorio. Infatti noi abbiamo sposato la legge della buona scuola 107 con l'attività di alternanza scuola-lavoro e quindi portiamo i nostri ragazzi nelle aziende locali che hanno inserito all'interno attività tecnologiche d'avanguardia, e la presenza nostra oggi testimonia proprio questa volontà e questa certezza, questa sicurezza che la scuola vuole dare a questa innovazione tecnologica.